ritengo che non possa rimanere meramente una scelta dell'esecutivo regionale, ma debba essere un dibattito che coinvolga tutte le province calabresi, i sindaci della città, il sindaco metropolitano, i sindaci delle altre province della nostra regione, perché è una decisione che deve essere concertata e condivisa proprio perché si tratta di un centro Covid regionale. Senza fughe in avanti, senza decidere a priori quale delle strutture di Catanzaro possa ospitarlo, anche in questo caso senza campanilismi, ma insomma noi abbiamo anche avanzato come città metropolitana la nostra candidatura. Abbiamo tantissime strutture, la nostra città metropolitana, nonostante le difficoltà di bilancio, è sicuramente ha sicuramente comuni fortemente patrimonializzati. Anche rispetto alle strutture sanitarie che ci sono sul nostro territorio, ci sarebbe l'opportunità di riattivarle e trasformarle in centri Covid. Abbiamo il nostro grande ospedale metropolitano, i cui lavori di realizzazione del nuovo plesso dovrebbero, se la regione conclude l'iter, iniziare a breve, e quindi si potrebbe anche trasformare gli attuali ospedali riuniti, dove adesso siede il Grande Ospedale Metropolitano, in centro regionale Covid.